SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Terribile incidente durante lo spettacolo acrobatico dell'aeronautica militare a Terracina ha fatto perdere la vita al pilota cesenate Gabriele Orlandi. Famiglia e spettatori sotto shock. Si chiama Roberto De Cinti ed è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna. In un incontro pubblico ha parlato degli impegni che lo attendono in questo nuovo incarico. Bagno di folla per Matteo Renzi durante l'ultima serata della Festa Nazionale dell'Unità di Imola. Il segretario ha parlato della fine della crisi e le nuove sfide del partito. Inaugurata in comune a Cesena la mostra di medaglie del maestro Fioravanti che il sindaco Paolo Lucchi donerà a Papa Francesco durante la sua visita del 1 ottobre. Anche quest'anno è stata avviata la settimana del Buon Vivere a Forlì con il pranzo solidale, un evento che ha attirato numerosi partecipanti e volontari a favore dei più bisognosi. Calcio e Cesena cadde tra le mura amiche dell'Orogel Stadium contro l'Ascoli, padroni di casa mai pericolosi e beffati nel finale di gara delle reti di Lores, Varela e Baldini. Per i romagnoli si tratta della quarta sconfitta in 6 partite. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra edizione della TG. Partiamo subito con il primo servizio di oggi. Migliaia di sguardi hanno assistito alla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Terracina. Un pilota cesenate ha perso la vita schiantandosi a bordo di un jet durante uno spettacolo acrobatico dell'aeronautica militare. Vediamo i servizi. Una manovra acrobatica, poi il volo in picchiata e il terribile schianto in mare. Un tragico incidente aereo è costato la vita al capitano Gabriele Orlandi, 36enne, originario di Cesena. Il pilota si stava esibendo a bordo di un Eurofighter prima dello spettacolo delle frecce tricolori sul lungomare di Terracina, Latina, domenica pomeriggio, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato in acqua morendo sul colpo davanti agli occhi dei genitori e della fidanzata che per lo shock ha avuto un malore. L'impatto ha lasciato senza parole le migliaia di persone che affollavano la spiaggia. È stata una scena ghiacciante, il caccia, dopo aver eseguito diversi esercizi, è caduto in acqua a poche centinaia di metri da noi. Abbiamo avuto paura, è il racconto di un testimone, Gianluca Pernisco. L'impatto è stato violento e non abbiamo visto alcun seggiolino essere espulso dall'abitacolo. Il caccia, spiega un altro spettatore, si è schiantato in mare come se il motore avesse perso potenza. È stato terribile. Si spera che il recupero della scatola nera dell'aereo possa fare luce sulle cause della tragedia. Nel tardo pomeriggio di domenica è stato prelevato il corpo ed è stata subito nominata una commissione d'inchiesta. Un incidente che ha scioccato anche l'ambiente militare. Orlandi era un pilota molto esperto, con 2 lauree e migliaia di ore di volo sui caccia. Attualmente era in servizio al reparto di sperimentazione di pratica di mare. Grave incidente questa mattina in una zona periferica di Ravenna. Intorno alle 9.30 un 87enne è stato investito mentre stava attraversando la strada con la sua bicicletta. Non è chiaro se fosse in sella o a piedi. L'anziano è stato centrato in pieno da un'auto, una Dacia guidata da una 63enne. L'uomo ha riportato gravi ferite al capo ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118, poi trasportato con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Ravenna per costruire la dinamica di quanto accaduto. Una decina di casi di stupro o tentato stupro denunciati nel riminese in 3 anni, l'ultimo quello di una studentessa Erasmus spagnola. Vediamo.
Non ricorda molto di venerdì notte per via dell'alcol, ma sabato si è alzata accusando dolori alle parti intime e per questo si è rivolta al pronto soccorso di Rimini. Lesioni esterne e possibile violenza sessuale, è quel che recita il referto. La ragazza, una studentessa Erasmus spagnola di 20 anni, ha alcuni flash di quella serata passata con amici in un locale di Marina Centro. Due uomini italiani che le offrono da bere, lei che si apparta con qualcuno, quel qualcuno o forse un altro che se lo ritrova addosso. Brandelli di memoria che rendono difficile il riconoscimento dei protagonisti e la conferma del reato. Se confermato, sarebbe il decimo caso di violenza tentata o avvenuta nel territorio riminese nell'arco di 3 anni. Il 7 è quasi sempre la zona mare. A cavallo di Ferragosto 2015, 3 casi. Il primo, quello di una ventenne di Monza appartatasi tra gli ombrelloni con un giovane straniero, rivelatosi poi un violentatore. Nelle stesse ore, una 24enne riminese da sola sulla battigia viene sorpresa da un uomo nell'oscurità, ma riesce a scappare. Pochi giorni dopo, una 19enne tedesca viene trovata semicosciente sulla sabbia di Miramare qualche ora dopo la violenza. Nel 2016, una senza tetto di 46 anni viene picchiata, rapinata e violentata all'interno di una colonia abbandonata. A San Giuliano, un 19enne svizzero, poi condannato, abusa di una 17enne inglese. Il 2 settembre dello stesso anno, un altro tentato stupro, mentre nella primavera del 2017 fa scalpore il caso della 17enne romagnola violentata nei bagni di una discoteca mentre le amiche filmano la scena, diffusa in seguito su WhatsApp. Gli ultimi casi, quelli di Miramare del 26 agosto scorso, e si tratta solo dei casi denunciati. Un luogo per appuntamenti a luci rosse in pieno centro a Forlì, a scovarlo gli agenti della squadra mobile al termine di un'attività investigativa. Arrestata in flagranza di reato una 39enne cinese residente a Reggio Emilia, già in passato denunciata per violazione alle norme sull'immigrazione. La donna dovrà rispondere delle accuse di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La cinese utilizzava prestanomi per il pagamento di inserzioni pubblicitarie, per l'intestazione dell'utenza telefonica e per la locazione dell'appartamento. La 39enne rispondeva al telefono e accoglieva i clienti negoziando il prezzo per le prestazioni sessuali. A prostituirsi invece una connazionale di 47 anni, non in regola con il permesso di soggiorno. Il giudice ha convalidato l'arresto della cinese disponendo l'obbligo di dimora a Reggio Emilia. La 47enne invece è stata indagata in stato di libertà per il reato di clandestinità. Da pochi giorni è arrivato alla guida del comando provinciale Raffennate dei Carabinieri. Abbiamo parlato con il colonnello degli impegni che lo attendono e delle raccomandazioni per la cittadinanza e il servizio. Il colonnello Roberto De Cinti è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna. È laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna. Promosso al grado di colonnello è stato ammesso alla frequenza del 32esimo corso di alta formazione alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia a Roma e il 18 settembre 2017 è giunto a Ravenna per assumere la carica di comandante provinciale. Con lui abbiamo parlato degli impegni che lo attenderanno in città. Sicuramente una soluzione per far sì che eventuali e ulteriori problemi che si possano registrare in questa realtà, che comunque ben amministrata, possano essere risolti attraverso la vicinanza alla popolazione, al cittadino, alle loro esigenze, alle loro istanze di sicurezza, soprattutto a vantaggio del vivere nella consapevolezza che l'Arma dei Carabinieri, le forze dell'ordine in generale, l'amministrazione e le autorità sono naturalmente preposte e disposte a svolgere con competenza e serietà i loro compiti istituzionali. Per quanto riguarda un eventuale suggerimento da dire e a rivolgere alle comunità del territorio è quello di continuare a fornire collaborazione alle forze dell'ordine, alle amministrazioni e alle autorità in un territorio che peraltro merita di essere mantenuto in questa condizione di capacità di vivere in tranquillità, fatta naturalmente la dovuta eccezione per quanto riguarda il verificarsi di circostanze che sono sporadiche al momento, ma che richiedono comunque attenzione da parte di chi è preposto al mantenimento della sicurezza nell'ambito delle collettività.
Al taglio del nastro del CERSAI era presente anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha fatto il punto sulle elezioni tedesche, le riforme europee e la legge elettorale in discussione in Parlamento. Sentiamolo. Dalle elezioni in Germania, con la riconferma della cancelliera Angela Merkel e il passo in avanti dell'estrema destra, alle speranze riposte nella legge elettorale e nei numeri del PIL. Di tutto questo ha parlato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'inaugurazione del CERSAI. Il primo commento sul voto tedesco. La presidente Merkel ha rivinto, ma una maggioranza debole a una Germania, tra virgolette, debole, deve corrispondere una politica anche nazionale di un certo livello e di grande consapevolezza e pragmatismo della realtà che abbiamo di fronte. È evidente che il messaggio dalla Germania parte proprio dalla capacità delle riforme europee. Se riusciremo a fare delle riforme europee che mettono al centro la crescita e il lavoro, evidentemente quella sarà la risposta. Se non si riuscirà a farlo, è evidente, diciamo, che le reazioni dei vari nazionalismi si elevano e non fanno il bene né dell'Europa né dei singoli paesi. Focus sul lavoro in vista della manovra. Non abbiamo grandi aspettative, non ci sono risorse elevate. Occorre innanzitutto non smontare le riforme fatte sino ad oggi. Evidentemente cominciare a puntare sul lavoro, l'abbiamo detto, e quindi sui giovani in particolare, perché il paese cresce, ma i divari aumentano, quindi fare un secondo passo. Nella consapevolezza che la politica economica e industriale di un paese è fatta di tanti piccoli passi, farne un altro è un elemento importante, dare valore al lavoro è altrettanto importante. Ottimismo per le stime in rialzo del PIL. C'è ottimismo, è evidente che c'è ottimismo e c'è preoccupazione che però sul lungo termine questo trend possa rallentarsi. Dobbiamo mantenerlo e andare avanti. L'auspicio della stabilità nella discussione sulla prossima legge elettorale. Noi auspichiamo, noi siamo per definizione, sapete, a vocazione maggioritaria, ma al di là di questo auspichiamo che dopo, diciamo, la stagione elettorale ci sia la possibilità di rendere governabile e stabile il Paese, perché abbiamo di fronte sfide importanti. La crisi è finita, siamo usciti, ma ora è iniziato il secondo tempo. A parlare Matteo Renzi, che ha chiuso la festa nazionale dell'unità di Imola. Vediamo. È partito da qui, da Imola, il tour nazionale di Matteo Renzi, che è intervenuto, accolto da un bagno di folla, nella giornata conclusiva della festa nazionale del Partito Democratico. E andando dritto al tema della campagna elettorale. La crisi è finita, siamo usciti, ma ora è iniziato il secondo tempo. Ma la cosa bella che stiamo dimostrando è che questo partito non è un partito di singoli. Questo partito è una squadra. Questo partito nei prossimi mesi sosterrà l'azione del governo, la sosterrà tutti i livelli. Il lavoro, l'Europa, la famiglia, la sicurezza, sono stati toccati tutti i punti per lanciare i temi importanti dei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di un'Europa che sia l'Europa con la maiuscola. Anche perché l'Europa si può contestare, ma quando poi si tratta di lasciarla, avete visto il discorso di Theresa May a Firenze, si fa fatica perché senza l'Europa non hai una prospettiva di benessere. Speriamo che la ventata di cambiamento che avrebbe voluto fare all'inizio venga portata ulteriormente avanti. Concretamente, perché l'effetto ha bisogno della gente di risposte sicure e immediate. Il sindaco di Imola, Daniele Manca, che ha fatto gli onori di casa per tutta la durata della kermesse e che ha aperto il convegno di chiusura della festa, sembra già più vicino alle scrivanie di Roma. Guardi, allora, Daniele, faccia la foto, il sindaco, questo ecco, non è neanche, è già al secondo mandato, infatti ci toccherà mandarlo in Parlamento. Sono stati 50.000 partecipanti alla festa nazionale del Movimento 5 Stelle a Rimini. Tracciamo il bilancio dell'evento nel servizio. Dopo gli eventi del Circo Massimo di Roma, di Imola e di Palermo, la festa nazionale del Movimento 5 Stelle è sbarcata quest'anno a Rimini. E il giorno dopo la chiusura della kermesse, culminata con l'incoronazione di Luigi Di Maio, successore di Beppe Grillo e a candidato premier, è tempo di bilanci. 50.000 è il numero di persone che dal 22 al 24 settembre hanno affollato il Grande Prato al di fuori della fiera, quello che nel corso dell'estate ha ospitato le Rimini Park Rock. Gli organizzatori parlano però di presenze maggiori. Di certo il colpo d'occhio dell'area affollata per i comizi era notevole.
Come notevole il disagio sulle strade, specie per i residenti della zona, per le lunghe code e le macchine parcheggiate alla bella e meglio nelle strade limitrofe all'evento. Lo staff esprime soddisfazione per come sono andate le cose, incassi compresi. Dal punto di vista della sicurezza, tutto è filato liscio, a parte un episodio in cui sono intervenuti i carabinieri e che riguarda una troupe di Rai News presa di mira da degli attivisti durante un collegamento. E il fatto merita un appunto, non che ci piace essere autoreferenziali, ma non possiamo nemmeno tacere di fronte ad insulti che persino noi abbiamo ricevuto mentre filmavamo il convegno, in particolare quando il discorso dal palco del neoeletto Di Maio si è soffermato sulla stampa giudicata di parte. Attacchi a chi sta lavorando che non fanno onore a chi esalta il valore della democrazia. Viva le persone libere! Grazie! Grande. Compie 75 anni Monsignor Lino Pizzi e come da prassi dovrà inviare al Papa la lettera con le sue dimissioni. A prevederlo è il diritto canonico, che un tempo rendeva facoltativa tale pratica, oggi invece diventa obbligatoria sul volere di Papa Francesco. Fino all'accettazione ufficiale delle dimissioni da parte del Pontefice, il Vescovo rimarrà in carica con pieni poteri. Successivamente potrà essere nominato un successore o prorogato l'attuale mandato. Pizzi, che si trova alla guida della diocesi di Forlì dal gennaio 2006, è nato in provincia di Modena il 25 settembre del 1942. Qualche mese fa, in un suo discorso, aveva già espresso la volontà di tornare nel suo paese natale e non rimanere in città per non condizionare il suo successore, dicendosi però disponibile a supportare i sacerdoti e il nuovo vescovo in qualsiasi momento. Vediamo anche un'altra notizia. Sono rientrati dopo aver percorso 9.000 chilometri di tour in Europa in sella alle loro motociclette. Si tratta dei giovanissimi Lorenzo e Mattia Baiocchi, che nella mattinata di sabato sono stati accolti festosamente dalla popolazione e dal sindaco di Savignano nel Cesenato. I due fratelli centauri di 23-21 anni a bordo del loro Ciao, gli storici motorini, hanno percorso Austria, Germania, Olanda, Francia e Spagna, arrivando persino in Marocco. La loro esperienza, durata 3 mesi al momento della partenza, avevano assicurato: partiamo con lo spirito di goderci ogni minuto e con l'intento di informare amici e parenti quotidianamente. Lo hanno fatto ottenendo un notevole successo sui social e adesso pensano già ad un'altra avventura. 8ª edizione della settimana del Buon Vivere inaugura il consueto pranzo solidale al Parco Urbano di Forlì. Vediamo com'è andata dal nostro servizio. Grande adesione anche quest'anno per il pranzo solidale, evento che apre la settimana del Buon Vivere a Forlì. Titolo di quest'anno: Persone per le persone. Il ricavato sarà devoluto all'Emporio della Solidarietà. La settimana del Buon Vivere non poteva che iniziare così. Ogni anno inizia con questa visione meravigliosa. Quest'anno il titolo del Buon Vivere è Persone, persone come proprio persona al centro, ma persona che nello stare in comunità non diluisce la sua individualità, non diluisce la sua differenza. E questa per noi oggi è veramente l'apertura ideale. L'apertura ideale perché ci sono tutti i volontari che ci lavorano, l'apertura ideale perché c'è la Croce Rossa che ci lavora, perché c'è la Protezione Civile, formula che ogni anno rende possibile questa bella manifestazione, i cui proventi vanno a quelli meno fortunati di noi. È un impegno notevole. Quanti volontari avete messo in campo? Beh, oggi come vedete ci sono più di 150 volontari di Formula Servizi, la Protezione Civile che ci dà un aiuto incredibile a cucinare, tra l'altro in modo espresso, la pasta direttamente. Poi ci sono i volontari della Caritas, i volontari della Settimana del Buon Vivere. 150 ragazzi che fanno un'opera meravigliosa. Per quante persone avete apparecchiato? Abbiamo apparecchiato per 1.000 persone. Abbiamo venduto fino a ieri 750 biglietti, già questa mattina oltre 200, quindi vediamo. È stata inaugurata questa mattina al municipio di Cesena l'esposizione di due delle medaglie di bronzo, opera di Ilario Fioravanti, che il sindaco Paolo Lucchi donerà a Papa Francesco domenica 1 ottobre. Vediamo. In vista della visita di Papa Francesco, attesa per domenica 1 ottobre, nella Sala degli Specchi del municipio di Cesena è stata allestita una mostra, una esposizione con le due medaglie bronze di Ilario Fioravanti che il comune donerà a Papa Francesco. Si tratta di due medaglie realizzate dall'artista nel 1982 per il bicentenario dell'incoronazione della Madonna del Popolo da parte di Papa Pio VI, le quali sono state concesse dalla consorte dell'artista Adele al comune per questa straordinaria occasione. È la cittadinanza, nella figura dell'amministrazione, che dona al Papa
un ricordo di Cesena, soprattutto legato a quello in cui credono molti cesenati, una devozione profonda, che è la Madonna del Popolo. Ilario Fioravanti è stato un grande artista collegato alla nostra città, a lui si devono opere d'arte, palazzi significativi, forse sintetizza al meglio un grande legame religioso da un lato e un grande legame con la nostra comunità. E quindi credo che individuando questi due doni per il Papa, in realtà abbiamo cercato, cercheremo di trasmettergli l'essenza di quel che siamo come comunità cesenate. Chiamo questo episodio dell'incoronazione fatta da Pio VI quando ritornò dall'Austria, si fermò in città alcuni giorni e fece questo gesto di, ecco, siamo tutti molto grati a questo. Tra l'altro nella cappella è conservata anche una lapide che ricorda questo episodio. E ora vediamo altre notizie con le nostre brevi. Forlì Cesena, una femmina di lupo è stata ritrovata morta questa mattina lungo una strada del Forlivese. Gli agenti della polizia provinciale hanno trasferito l'animale all'istituto zooprofilattico di Forlì per gli esami di rito. Ravenna, arrestato dai carabinieri un tunisino 47enne. Il provvedimento era stato emesso dal tribunale di Enna. I fatti risalgono al 2010, quando l'uomo aggredì un pubblico ufficiale. Cesena, svariati furti registrati nella notte tra sabato e domenica. I residenti hanno allertato i carabinieri e sporto denuncia contro ignoti dopo aver notato segni di scasso sulle basculanti dei garage. Forlì ha perso 28.000 euro in un colpo solo dopo aver acquistato un'automobile online. A cadere nella truffa è stato un forlivese che, dopo essersi accorto del raggiro, ha denunciato l'episodio alla questura. E ora diamo spazio alla nostra pagina sportiva. Bentrovati su TR24 Sport. Il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie B ha visto il Cesena cadere per mano dell'Ascoli per 2-0. Loris Varela e Baldi sono gli autori dei gol vittoria per i marchigiani e la panchina di Camplone adesso è a forte rischio. Vediamo. Chi si aspettava una reazione dopo la debacle di Cittadella è rimasto senz'altro deluso. Un Cesena ancora convalescente, privo di mordenti in attacco e di solidità in difesa. Ha ceduto sulla distanza ad un Ascoli inizialmente guardingo, poi sempre più spregiudicato. La coppia Caccia-Yallow si vede solo a tratti, come ad inizio gara con il destro del Gambiano che fa solo il solletico all'anno. Un autentico fuoco di paglia, visto che nel primo tempo non accade praticamente nulla, eccezion fatta per il destro di Mordini deviato da Mogos in corno. L'antifona non cambia neppure nella ripresa, inaugurata dal colpo di testa fuori misura di Yallow su cross di Dalmonte. Lo stesso Yallow va vicino al bersaglio grosso al 53esimo. Destro secco che si spegne sul fondo di un non nulla. Le folate del numero 30 restano l'unica vera arma offensiva dei bianconeri. La Minci prova da fuori area, alto di poco, e con inserimento su cross di Mordini, ma non è proprio serata. Dai e dai, l'Ascoli tira fuori la testa dal guscio e sono dolori. All'83esimo Favilli fa le prove generali di quello che, un minuto più tardi, sarà il punto di svolta del match del Manuzzi. Gran sassata di Loris Varela e Fulignati è battuto una prima volta. Il Cesena si scioglie come neve al sole e l'Ascoli raddoppia. Questa volta è Baldini a trovare il gran piazzato per infilare ancora la porta di Fulignati. Cala la notte sul Cesena e la classifica adesso piange sul serio. E della posizione di Andrea Camplone ha parlato anche Rino Foschi. Il direttore dell'area tecnica non ha nascosto la volontà di operare delle riflessioni sul futuro del tecnico bianconero. Vediamo. Camplone, non voglio nemmeno rispondere, Camplone deve far giocare la squadra, deve fare il suo lavoro. Deve far capire se ha autostima in questa squadra o che se la squadra è scarsa. O se la squadra è scarsa, dice più di così non posso fare, allora mi faccio delle domande. Se lui è l'allenatore adatto per questa squadra, perché la squadra potrebbe essere una squadra non adatta ai suoi concetti, allora a quel punto lì ti guardi come dirigente. Ma io non ho ancora capito questo qui, non l'ho ancora visto. Io ti posso descrivere due prestazioni, Cittadella e oggi.
posso parlare di Ternana, di Bari, ma ci sono altre partite, l'avvio di campionato e tanta roba, con un po' di pazienza. Io oggi come oggi non ti posso dire Camplone è a rischio o non è a rischio. Camplone mi deve dimostrare che questa squadra lo segue. Questa squadra mi deve dimostrare che segue i concetti di Camplone. Questa squadra, quando il mister ha firmato con noi, sapeva il lavoro che facevo, sapeva tante cose e lui lo sa. Questa squadra qui, allora, ma tu sei il mister, ma la società però è in panne. No, la società non è in panne, le società sono grandi. Le società fanno quello che possono fare con poco. I giocatori migliori le vendono per non fallire, per tenere alta la faccia, l'onestà del romagnolo. Questi sono i romagnoli, i veri tifosi. Questi sono i veri tifosi, non quelli che contestano e dicono delle stupidaggini. In Serie B intanto il Perugia ha operato l'aggancio alla vetta. Il Frosinone è caduto a Renato Curi per effetto della rete siglata da Di Carmine e la classifica si è così ulteriormente accorciata. Vediamo. La classifica della Serie B cambia volto e non poteva essere altrimenti dopo le tristi partite disputate nell'ultima settimana. Il turno infrasettimanale ha rimescolato le carte, creando i presupposti per una convinta scalata al vertice del Perugia. La squadra di Giunti è ormai una certezza e con il gol di Carmine anche il Frosinone è volato al tappeto. Inchioda l'Empoli, sorpreso dal redivivo Cittadella di Litteri, rallenta ancora il Carpi che non riesce a fare breccia nella difesa dell'Entella senza Mbakogu. E allora risale anche l'Avellino, a cui basta un Ardemagni in versione killer senza pietà per espugnare Novara. Perde colpi il Venezia di Inzaghi, questa volta beffato dal Parma e dalla capocciata vincente di Di Cesare nel duello tra neopromosse d'assalto. Un club che sta recuperando anche l'adesione del Foggia, vicinissimo al colpaccio a Brescia, prima di venire raggiunto sul due pari da Bisma. In tema di ex Cesena, la doppietta di Rodriguez lancia la Salernitana contro Spezia. Peter Pan è vivo e lotta insieme a noi, così come il Bari, implacabile contro la Ternana, grazie alla doppietta di Sissé e al gol di Prota. Chi stupisce sul serio questa volta è il Pescara di Zeman. Lo 0-0 di Cremona è risultato che non fa certo parte del DNA di Sdengo, eppure anche questo fa parte dello spettacolo offerto da una cadetteria, sempre sorprendente e mai banale. È tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione. Arrivederci. E ora vi lascio alle previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La settimana scorsa si è conclusa con una domenica in parte grigia con rovesci e locali temporali sparsi. Anche la nuova settimana è iniziata con cieli grigi, soprattutto sulla Romagna e sulla costa, dove si sono alternati i rovesci intermittenti. La situazione però è prevista in miglioramento nelle prossime ore. Tuttavia, la giornata di martedì inizierà ancora con addensamenti sulla riviera, soprattutto in Romagna, dove qualche rovescio al primo mattino potrebbe interessare ancora i territori di Cesenate e Riminese. Schiarite sul resto del territorio con il sole che prevarrà sulla nuvolosità nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio anche in Romagna. Poi il mese di settembre si concluderà con giornate per lo più soleggiate, con cieli per lo più poco nuvolosi e temperature stazionari. Anche la giornata di martedì vedrà valori minimi intorno ai 10-13 gradi, massime invece tra 20 e 23 gradi, temperature che si manterranno più o meno stazionarie almeno fino alla giornata di venerdì. Per quanto riguarda la ventilazione sarà debole, il mare a tratti poco mosso, soprattutto in mattinata. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Rivediamo insieme alcune delle principali notizie di oggi. Un terribile incidente durante lo spettacolo acrobatico dell'aeronautica militare a Terracina ha fatto perdere la vita al pilota cesenate Gabriele Orlandi. Famiglia e spettatori sotto shock. Si chiama Roberto De Cinti ed è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna. In un incontro pubblico ha parlato degli impegni che lo attendono in questo nuovo incarico.
Bagno di folla per Matteo Renzi durante l'ultima serata della festa nazionale dell'Unità di Imola. Il segretario ha parlato della fine della crisi e le nuove sfide del partito. Inaugurata in comune a Cesena la mostra di medaglie del maestro Fioravanti che il sindaco Paolo Lucchi donerà a Papa Francesco durante la sua visita del 1 ottobre. Anche quest'anno è stata avviata la settimana del Buon Vivere a Forlì con il pranzo solidale, un evento che ha attirato numerosi partecipanti e volontari a favore dei più bisognosi. Calcio: Cesena cade tra le mura amiche dell'Orogel Stadium contro l'Ascoli, padroni di casa mai pericolosi e beffati nel finale di gara delle reti di Lores, Varela e Baldini. Per i romagnoli si tratta della quarta sconfitta in 6 partite. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.